A partire da maggio abbiamo iniziato un percorso con una metodologia nuova per la raccolta differenziata. E questa metodologia, che appunto si chiama 1-1, permette appunto di sapere i chilogrammi puntuali per ogni utente. Abbiamo avuto un incremento nella raccolta differenziata. E diamo alcuni dati, come per esempio il fatto che da maggio ad oggi abbiamo fatto già 24 tonnellate di rifiuti differenziati. Ma il dato che secondo me è quello da attenzionare è stato il mancato conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati. Infatti nello stesso periodo del 2013 noi andavamo in discarica ad agosto, parliamo come punto di riferimento il 15 agosto, avevamo circa 112 tonnellate da conferire di indifferenziata. Invece quest'anno, con l'introduzione appunto di questo metodo e quindi l'incremento della differenziata, noi siamo arrivati a 88, quindi ben quasi 24 tonnellate in meno rispetto al 2013. Questo significa minor costo per quanto riguarda appunto il conferimento, minor costo sui trasporti e quindi automaticamente anche più differenziata significa pure un rimborso superiore per quanto riguarda il CONAI, cioè la plastica e la carta. Per quanto riguarda invece il controllo che possono fare i cittadini, per quanto riguarda la differenziata, appunto i chili fatti da ciascun cittadino, possono collegarsi sul sito del comune di Sutera, troveranno un'icona sulla destra dove appunto c'è scritto 1-1, cliccano sopra, mettono il codice che è appunto quello del codice a barre, e sicuramente avranno in tempo reale quanti chili hanno conferito in questo, proprio nel momento in cui lo guardano. E quindi si può anche controllare il proprio peso. Un'altra cosa positiva è che in effetti con il nuovo regolamento ancora da approvare in consiglio comunale, ma che a breve insomma andremo a farlo, è quello che stiamo prevedendo dei meccanismi di premialità per chi fa appunto la differenziata, proporzionale ai chili che producono e che conferiscono. E questo meccanismo può portare veramente a delle belle sorprese, specialmente per chi ha degli esercizi commerciali, perché sono quelli che fanno più differenziata. Quindi è un modo appunto per ripagare l'impegno dei cittadini che sono stati, almeno i suteresi, sono stati sempre portati a questo tipo di novità, non solo, ma anche a capire con i temi ambientalisti, a capire appunto l'importanza della raccolta differenziata per quanto riguarda appunto il tema dei rifiuti.